Mi piacerebbe riuscire a finirlo in questi 2 mesi il disco, perché almeno poi a dicembre faccio le foto. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. Il pezzo racconta di questo sabato infinito, no? È una specie del contrario del sabato del villaggio, no? come idea. Il sabato del villaggio racconta di un sabato che è la fine di una settimana di lavoro, che annuncia il dì di festa, poi il dì di festa arriva e in realtà ti lascia la bocca amara. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. In questo sabato qui invece non c'è più neanche questa cosa, è come se il sabato fosse un tempo sospeso, e quindi questa inquietudine provo a trasformarla, a buttarla dentro una canzone, a farla diventare un modo per dirselo e quindi per darsi anche coraggio. Sembrano tutti più contenti di noi. È stranissimo. Voi non sapete quanto abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato, di questo suono. Come in un sabato sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. È una canzone di lotta questa qua. Sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera. Io tengo molto a questo pezzo perché è il pezzo nuovo mio dopo tanti anni che non esco con un album di inediti, per cui è una canzone alla quale tengo perché è una canzone nuova, è un nuovo modo di scrivere. Tu sei la bionda stasera, sono il gorilla. Questo disco sono 2 anni di vita, di mesi di studio, progettazione eccetera. Usciamo con un pezzo anomalo rispetto al corpo del disco, ma ogni pezzo del disco è anomalo rispetto al resto del disco. Proprio come sabato sera in provincia, che sembra tutto finito ma ricomincia, come in un sabato sera italiano, che sembra tutto perduto, poi ci rialziamo.